Ciao ragazzi, oggi vi faccio un video su un prodotto solo, che per me è una rarità, insomma, che solito vi faccio video di 40 minuti con 1000 prodotti. Oddio, non è proprio un prodotto solo, perché poi ho qualche correlato che devo farvi vedere, perché sennò non resisto. Però oggi andiamo a vedere questa canna qua, che è un'edizione limitata di Molix, della Fioretto Speciale, e questa è veramente una canna speciale, che è stata fatta in collaborazione con i ragazzi di Jackfin. Stata fatta appositamente per il Needlefish. Infatti vi leggo per onore di cronaca la sigla, la MFS, quindi Molix Fioretto Speciale, trattino JF, quindi Jackfin, 76N, 7 piedi e 6 Needlefish. Deriva un po' dalla 7 e 3, che era già presente in questa gamma, però è più lunga. Si tratta di una canna offset, quindi è pratica anche da andare a trasportare, ma è stata fatta per essere, come filosofia, una canna da barca principalmente, e lancio veramente lungo su esche di questa tipologia qua. Ecco, questa esca che ho in mano, quindi un altro prodotto, è lo stilo che viene fatto esclusivamente per abbinarlo a questa canna, e viene dato in omaggio appunto con questo prodotto la Fioretto Speciale, che è un prodotto di fascia molto alta perché rappresenta il top della produzione di Molix. Qui la bellezza del progetto è che è stata sviluppata da dei ragazzi che pescano come le bestie, pescano veramente tanto e sono molto forti a pescare. Ecco i ragazzi di Jackfin, magari vi linko qui sotto i loro profili Instagram, così vedrete per quali scopi e quali pesci hanno preso con questa canna, perché ho visto oggi, proprio prima di fare questo video, la foto di un serra che sembrava provenire dal mesozoico, da quanto era preistorico, gigantesco, veramente robe impressionanti. Questa canna adesso ve la analizzo un attimo per quanto riguarda le caratteristiche, però la sua filosofia di base è quella di essere una canna in grado di scagliare a distanze siderali degli artificiali che possono essere i classici artificiali che vanno dai 10 ai 40 grammi, in particolare quelli che si vanno sulla parte superiore della grammatura. Quindi certo, lo stilo, che vi ricordo essere poi adesso stato sviluppato in altre due misure oltre al 21 cm che abbiamo qua, ma è perfetta anche per utilizzare, quindi lo stilo anche con la sua tipologia di recupero, quindi fondamentalmente è perfetta anche per quelli che sono i grossi VTD, ma volendo anche non troppo grossi. Questo tra l'altro ho fatto sempre collaborazione con loro, ma va benissimo anche per dei long jerk, come il giugulo long jerk, fighissimo, questi vengono direttamente alla mia cassetta da pesca, o per dei popper, che possono essere grossi ma possono essere anche moderati, come in questo caso di questo feed popper di Tecolaus. Quindi tutte le esche super divertenti da utilizzare in mare, perché quelli che possono essere i serre, lampughe, barracuda, eccetera eccetera. Molto bene, molto bene. Questa canna è stata sviluppata però da gente che pesca veramente tanto e veramente bene soprattutto, per cui molti particolari sono stati fatti in maniera estremamente accurata e dedicata per far performare al massimo l'oggetto, che è un oggetto di grandissima qualità. Abbiamo, partendo dal fondo, un bel tappo in neoprene comodo, che se ve lo appoggiate ai fianchi nel recupero e non avete una cintura non vi sfonda l'inguine. Le decorazioni poi a tutte quante verdine, che richiamano sia la gamma Fioretto Speciale che poi tutto quanto il concetto Jackfin. E a proposito, vi ricordo che sul nostro store ci sono, finalmente, ce li hanno chiesti per anni queste robe qua, dei cappellini di Jackfin e anche quelle che sono le loro t-shirt, il loro clothing. Quindi buttateci un occhio, lo trovate tutto su Boscolo Sport, e così come la canna, così come gli artificiali che vi ho fatto vedere. Andiamo avanti. Allora, quindi, tutto quanto verdino Jackfin, anche il logo Molix, guardate quanto l'hanno fatto bellino anche qui, è quello che si trova anche sulle altre speciali, però abbiamo alcune finiture
un po' più particolari. Questa parte bassa del manico è stata fatta piuttosto ampia. Questo permette di avere un manico che ha l'altezza giusta, quindi arriva circa a gomito e quindi non vi dà noia quando andate a fare i vostri recuperi, sia che siano verso l'alto, che verso il basso, che lateralmente. Insomma, non avete mai la canna che vi batte sul fianco, questo è positivo, ed è la lunghezza giusta per poter fare anche dei lanci molto molto diciamo spinti, decisi. Ed è una lunghezza corretta, corretta in proporzione a quella che è la lunghezza della canna. Loro sono stati molto attenti a questi aspetti. Poi abbiamo una placca con la ghiera di sicurezza, okay, con la doppia ghiera. E questo perché? Perché su canne di questo tipo, dove si vanno a montare mulinelli 4000, 5000, 6000, più 5000, 6000, 4000, dipende poi dalle marche, che ne so, i classici Twin Power, Stella, Certate, eccetera eccetera. Si tratta di una canna che ha come grammatura 10,40 e come max drag 8 kg, quindi parliamo di un oggetto su cui il mulinello può avere delle pressioni veramente forti, e quindi una che sia molto ben fissato a una placca Fuji originale con la sua ghieretta cromata. È molto importante perché appunto vedrete, se andate sui loro profili vedete quanto fanno sfrizione i mulinelli anche a frizione chiusa, ragazzi, per cui serve qualcosa che li tenga ben fermi. Abbiamo una bella parte di manico qua sopra in modo da poterla impugnare bene nel momento in cui c'è da appunto portare a bordo barca il pesce, ok? Quindi con una leva un po' più lunga che permette di andare a pompare bene. Poi loro le hanno utilizzate anche sulle mangianze, cioè vabbè, è chiaro che hanno utilizzato questa canna che è molto oltre quello che può fare, perché è una canna effettivamente che ha delle caratteristiche e prerogative eccezionali. Il peso è ridicolo di una canna del genere. Pescarci una giornata intera non lo vedo assolutamente come un problema, come invece a volte vedo su altre tipologie, potrebbe essere su altre tipologie di canne. Allora, poi, che cosa abbiamo di bello? Niente, poi abbiamo un bel reggiesca, che penso l'abbiano fatto custom per lo stilo. E poi le indicazioni, eccetera, eccetera. E infine abbiamo una bella serie di anelli Fuji Sic che sono sempre una grandissima garanzia, perché su queste canne si va a utilizzare trecciato che può essere roba del genere. Tanto per darvi un'idea e un suggerimento interessato. Scherzo. Beh, vabbè. Tra l'altro questa chiama PE dall'1,2 fino al 3 addirittura. Adesso qua abbiamo un 1,2 che è la partenza, però effettivamente si può andare su un 1,2, tenete conto che è già 25 libbre, insomma, per cui un 3, stiamo parlando di 48 libbre, che di solito è roba da tonno, light tuna, diciamo. Ovviamente questa non è una canna per andare a tonni rossi in Adriatico, è una canna fatta per delle mangianze leggere, nel senso per delle mangianze dove ci possono essere dei pesci non enormi, anche se sono certo che anche un pesce enorme qui verrebbe su senza particolari problemi. Che altro dirvi, ragazzi? Beh, intanto che questa è una serie limitata, ce ne sono un numero X abbastanza relativo, e ha in omaggio il suo bello stilo. Ed è una canna che sinceramente mi piace tantissimo perché è molto specializzata, è molto specifica per uno scopo, e questo secondo me è molto importante quando si va a realizzare una canna da pesca. E ha tutte le caratteristiche che servono per un prodotto veramente di altissima, altissima gamma, altissima qualità, e mi fa un piacere infinito vedere due marchi italiani su una canna di questo livello. Ragazzi, che altro dire? Non ho altro da dirvi se non visitate il nostro store. Capisco che non è una canna alla portata di tutte le tasche, perché è una canna dal costo importante, però è veramente ciò che corrisponde con la mia idea di pesca che hanno i ragazzi di Jackfin, quindi artificiali di qualità, pesca offshore di un certo livello, ricerca del pesce di taglia grossa e grandi emozioni. Serve un attrezzo all'altezza e qua Molix devo dire che ce l'ha fatta in pieno. Quindi, ciao a tutti quanti ragazzi, statemi bene e divertitevi un sacco. Bye bye!